sono proprio recenti i fatti di cronaca del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lei che cosa ne pensa? Un commento? Ma intanto la prima cosa che voglio dire è che quei fatti non sono isolati. Durante il periodo del Covid, soprattutto nei primi mesi, infatti qui stiamo parlando del mese di aprile del 2020, c'è stata una gestione dissennata da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di una epidemia che avrebbe dovuto portare invece i vertici dell'amministrazione a sfoltire le carceri. E invece l'unico provvedimento che hanno preso senza dialogare con la popolazione detenuta è stato quello della chiusura dei colloqui. Ora, solo per chi non conosce il carcere è possibile una misura di questo tipo senza il dialogo, perché il colloquio per il detenuto è la cosa più importante, vive per il colloquio, vive per poter incontrare la moglie, i genitori, i figli piccoli. Noi siamo raggiunti in continuazione da queste sollecitazioni. E poi ripeto, noi abbiamo avuto segnalazioni da tutta Italia, io mi auguro che si indaghi non solo sul carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma anche su altre situazioni, perché credo che l'ordine di quel modo di agire sia stato dato dall'alto e poi ci sono stati gli esecutori che lo hanno fatto più o meno bene.